Allora, ringraziamo chi è venuto. Logicamente è una serata che ci teniamo, perché l'amico Rocco lo abbiamo conosciuto e ci teniamo ad avere questa serata. Vi presento appunto Rocco Cosentino, attore e regista. Dopo gli studi superiori e la scuola di teatro coadiuvata da stage e corsi professionali, intraprende l'attività professionistica nel 1982. Accumula esperienza nel teatro per ragazzi con spettacoli ad alto livello nella compagnia Orto Teatro diretta da Carlo Pontesini. Utilizza tecniche specifiche con maschere, burattini, marionette. Nel teatro per adulti interpreta autori quali Ionesco, Beckett, Arabal, prediligendo il teatro dell'assurdo. Inoltre, Pirandello, Brancati, Marfoglio, lavora a fianco di attori come Turri Ferro nello spettacolo teatrale Il Sindaco del Rione e Sanità di Edoardo De Filippo con la regia di Antonio Calenda. Turri Ferro, sapete che era uno dei più grandi attori siciliani. È mancato, come un altro attore siciliano grande, era Salvo Randone. Con Nino Frassica, e qui è un amico che lo vediamo, l'ho visto anche questa sera, con Nino Frassica, e un altro nome illustre è Pietro De Vico, Anna Campoli, in teatro nello spettacolo L'aria del continente di Mino Martoglio, con la regia di Antonio Calenda. In televisione con Tino Carraro, e anche questo un grande del teatro, che non c'è più, Tino Carraro, Giulio Brogi, Luigi Pistilli, negli sceneggiati Tre anni di Anton Chekhov e Il diavolo al ponte lungo di Bacchelli, due autori non da poco. E ospite con Nino Frassica, Fantastico, condotto da Enrico Montesano. In cinema lavora nel film Volere volare con la regia di Maurizio Nichetti. Registra 65 puntate nella trasmissione Glu Glu per Rai Sat con la regia di Claudio Cavillotti. A Firenze ha fondato dal 1989 l'Associazione Toscana Artisti Riuniti, di cui è stato promotore e presidente. Conduttore a controradio della trasmissione Dietro le Quinte, è stato punto di riferimento e di contatto tra artisti italiani ed europei di ogni tendenza e stile. Famose le due vetrine Firenze Arte e vetrine Firenze Arte Europa, patrocinati da tutti gli enti pubblici di Firenze e da tutti i consolati europei e da quello degli Stati Uniti d'America, dove ha curato l'organizzazione e la regia. Dal 2000 vive e lavora a Cittadella. Ha collaborato con il comune di Brugine, organizzando corsi di dizione e lettura del testo. Con la Confesercenti di Padova ha organizzato corsi di animazione teatrale e determinati rapporti professionali e di amicizia con il maestro Antonio De Paoli, scenografo, scultore, pittore, che da anni collabora nelle produzioni. Unitamente a ciò, per quello che concerne la parte musicale, pregevole è la presenza del maestro Armando Battistone, importante e famoso compositore friulano, e mi raccontava Rocco Cosentino che questo autore è cieco, per cui riuscire vuol dire che tu, Rocco, glielo spieghi quello che stai trasmettendo, lui si medesima per poter trasmettere poi queste musiche per telefono. È in fase di preparazione un film evento dal titolo provvisorio Sacro e Profano, scritto e diretto da Rocco Cosentino, che verrà girato nella città murata di Cittadella e Marostica, quindi due grosse città murate qui vicine a noi. È patrocinato dalla Regione Veneto, provincia di Padova, comune di Cittadella, comune di Marostica, consorzio di promozione turistica Vicenza E, Vicenza Film Commission, Pro Cittadella, Fondazione Palazzo Pretorio, IMASAF, Comunità Cristiana di Cittadella,
Media Partners, il mio MC le passa parola, Trecemo e la 7 Gold. Quindi, come vedete, abbiamo un regista che sta misurandosi bene. Quindi, io dico che bisogna che continui, perché sicuramente darà. È importante vedere i giovani italiani che riescono a esprimere questo. E abbiamo la presenza questa sera, oltre al tecnico, che lo segue, abbiamo qui le due attrici di Pordenone e Cordenons, la Vilma Baggio e la Federica Guerra, che ringraziamo per essere venute da noi proprio vicino. Adesso passo la parola alla regista Rocco Cosentino. Bene, buonasera a tutti. Non serve altro dire perché non sono abituato a queste relazioni, va bene. Questo è un po' di curriculum giusto per capire. Allora, pochi secondi di introduzione e cominciamo immediatamente. Allora, come dicevamo, presenti le attrici per questa serata specifica, raccomandata come ricevuta di ritorno. Se vuoi, Mirko, puoi staccare. Mirko Zen è l'operatore e montatore del tutto, perché alla fine è un significato fine a se stesso. La sceneggiatura decide se questo diventerà cortometraggio o lungometraggio, molto semplicemente. In specifico, raccomandata a R, quindi raccomandata come ricevuta di ritorno. Io, anzi, faccio un cappello obbligatorio, grazie di essere stati così, come posso dire, cortesi. Sono conoscenze di molto, molto recenti, Alfonso Marte, che voi lo conoscete sicuramente, ci siamo conosciuti per caso, grazie appunto a Susanna, sono persone che conosco, sono qui delle attrici che poi vi spiegherò poi dopo. E ci siamo piaciuti, forse, mi auguro, spero, questa è una condizione, per fare tutte le cose, io non faccio le cose né a comando né perché me lo chiedono, se la cosa non mi piace non la faccio, dico grazie, non mi interessa. Questo ha creato forse un'unione. A questo punto ci hanno invitato in questo posto, quindi il minimo era ringraziare, ringrazio anche Ugo che è il presidente di uno spazio meraviglioso che è il Banco Mocenigo di Castelvivoto, anche lui è un'amicizia nata per caso, mi auguro che diventi un'amicizia come io intendo, e fanno un miliardo di cose. Abbiamo poi amici che sono venuti qui a trovarli, ecco, quindi questo è molto, per me molto importante. La serata, come dicevo, si svolge in questo modo. Vedremo questo raccomandato del ricetto di ritorno, è una scelta mia un po' particolare. Questo è in realtà un film vero e proprio, che non ho fatto per tempi tecnici, per costi, per mille altre cose. Una sceneggiatura scritta molto tempo fa, che non dico più di tanto, perché sennò poi chiaramente lo perdiamo. E l'ho poi ridotto a cortometraggio. Diciamo, questa impiegata, che è la nostra Federica Guerra, questa Clara, capiremo poi alcune cose ascoltando, vive in questa casa, forse le conoscete la città, in questa casa, forse dei genitori, non sappiamo, una impiegata, graziosa da trentenne che fa la sua vita. Nella sceneggiatura, quella originale, sapevamo che lavoro faceva, ma che diventava poi troppo lungo, quindi non ci interessa più di tanto sapere che mestiere fa, un'impiegata da vivere. Magari ne parliamo dopo di questo. Mentre in casa la bambina si sveglia, non sta tanto bene, e in contemporanea nella città sta arrivando questa donna che scopriremo essere in realtà un postino, e le consiglierà una raccomandata con il suo territorio. Chiudo qua perché poi ce lo vogliamo. Finisce che se non lo diciamo di assassino. Ecco, questa è la premessa importante. Sarebbe piacevole, se sarà, perché non vediamo fare i vecchi dibattiti di una volta che non mi interessano, ma se qualcuno poi, alla fine, anche per dare una sorta di, posso dire, di lavoro a queste donne che hanno fatto, che faranno 500 km in una giornata, perché è piacevole, anche se qualcuno ha qualche desiderio, qualche domanda particolare da fare, bene, si può fare.
Dopodiché, dibattito, se vogliamo farlo, il cortometraggio dura 20 minuti, 20 minuti e 03. Lo dico perché noi usiamo questi cortometraggi per i concorsi nazionali e internazionali. Infatti è stato, abbiamo fatto poi un DVD con i sottotitoli in inglese, perché lo viene inviato anche all'estero e chiaramente, obbligatoriamente, serve l'inglese, questa è una condizione. Fatto questo, vi presentiamo una chicca. È il trailer del nuovo cortometraggio che abbiamo già finito per, grazie di Dio veramente, perché abbiamo avuto un mese di pioggia, la follia dell'acqua. Ho chiesto il permesso per le imprese in esterna, ci vuole una concessione, il comune di Cittadella ci ha concesso sia il patrocinio che la concessione, quindi ci ha dato questo spazio gratuito. Allora, la sera del venerdì, cioè del 2 dicembre, era la follia, cioè sembrava che mancavano i lupi mannari, mancava qualcuno. Il sabato mattina, si gira, basta. Attenzione, 20 persone sul set, arrivate da ogni dove, chi fa cinema, che è qui, lo sa cosa vuol dire l'esterno, che devono delle pregare. Bene, la mattina c'era un sole spettacolare. C'era però tutto, hanno messo l'albero di Natale in centro Cittadella, c'era anche lì il cane, abbiamo girato, quindi abbiamo terminato il fatto, dovrà soltanto montarlo. Il titolo è Psiche, ne parliamo magari dopo, ed è una chicca perché è una, proprio dura 2 minuti, e con questo ci siamo già, eventualmente, se sarà il vostro gradimento, ipotecati una serata qua, dove presenteremo ufficialmente. Ne parliamo dopo perché c'è insieme è un'operazione molto molto interessante legata anche a quello che io penso che il cinema debba fare, cioè anche forse se può un po' di sociale, no? Inteso come... Basta, credo che non serve niente. Allora, diciamo anche questa. Vi spiego. Io ho in mente questo progetto piuttosto esagerato, così intanto parliamo perché gli altri che arrivano non tardi, siamo noi arrivati prestissimo, siamo arrivati alle 7, quindi chi arriva adesso è in orario oltre ogni... quindi il sacro profano che cos'è? Io ho progettato questa operazione, ho cercato di fare un'operazione super interessante, un film su quello che io spero che accada presto, che è il ritorno di Cristo sulla terra. Attenzione, vederlo come un film religioso è un grande errore, perché non c'entra nulla. La stampa ce ne ha parlato moltissimo, io l'ho ringraziato, qualcuno addirittura, ora qui me la chiedo un po', l'ha paragonato alla The Passion of the Christ di Meglio Spagna. Io ho lasciato correre perché la cosa che poi tra l'altro in realtà non c'entrava nulla. O meglio, questo Cristo che ritorna sulla terra. Perché dovrebbe tornare a Cittadella Malostrica? Paradossale, giusto? Anche perché noi siamo legati a una sorta di storia della religione che ci dice che Cristo sia arrivato in quei posti. Cioè, noi se dovessimo riaspettarlo nuovamente, forse lo aspetteremo sempre lì. Ma chi l'ha detto? Non è obbligatorio se la terra è un mondo tutto... No? Ma l'ha ripreso, diciamo... Sì, io non ho voluto guardare volontariamente, ho visto soltanto 7 km da Gerusalemme,